Scusami, mi sono due domande. Domani si fa sul serio, si gioca per la vittoria e ti chiedo quanto è importante la vittoria, il risultato finale, nel compito di tutto quello che osserverai. Allora, soprattutto per quello che abbiamo detto all'inizio di quest'anno e per la situazione magari che abbiamo qui ad Empoli, è di vitale importanza far bene, perché bisogna alzare l'entusiasmo, nei giocatori prima di tutto, e, diciamo, a tutto lo staff, a tutto l'ambiente, tifosi, società, bisogna, e questo, per avere questo bisogna far bene, bisogna vincere, bisogna far divertire, bisogna soprattutto dare il massimo di quello che possiamo dare in questo momento. E poi ti chiedo se hai visto qualcosa del Renato, se ci puoi raccontare qualcosa, che squadra ti aspetti? Ma guarda, è una squadra che io l'ho visto contro il Torino, che hanno fatto un amichevole e fanno un 4-3-3 con delle buone individualità. È una squadra che cerca di giocare, è abbastanza organizzata sotto l'aspetto tattico e io penso che è un bel test. E poi com'è il livello della squadra in questo momento? Ti aspettavi di essere più avanti, ti aspettavi di essere più indietro? Come sta andando? Ma guarda, fare un bilancio, diciamo, adesso a fine ritiro lo possiamo anche fare. Per certi aspetti le cose sono andate bene, però effettivamente mi aspettavo qualche cosa in più, soprattutto sotto l'aspetto dell'attenzione mentale, e cosa che magari dobbiamo lavorare, dobbiamo assimilare più in fretta magari dei concetti che ci servono per diventare squadra, perché la cosa più importante è diventare una squadra solida, equilibrata nel più breve tempo possibile, e quindi c'è bisogno di acquisire nel più breve tempo possibile tutti i concetti e tutti i meccanismi che ci permettono di essere una buona squadra. Stiamo un attimino lavorando su questo fatto qua, e speriamo già che comunque domani sera vedremo ancora dei miglioramenti. Ciao, senti, suppongo, sia inutile riaverti la formazione perché non ce la dirai, però se è stato indicativo quello che abbiamo visto, ad esempio, nelle ultime amichevoli, mi riferisco più a quella col Pontedera rispetto al test in famiglia, e se ci saranno anche scelte comunque legate al mercato, cioè a quello che se non è successo finora potrebbe succedere domani. Ma guarda, in questo momento cercheremo di mettere in campo la migliore formazione, almeno per i valori che sono venuti fuori dopo questo ritiro. È chiaro che questi valori non sono sicuramente definitivi, perché nel calcio ci sta evoluzione, ci sta sicuramente dei cambiamenti settimanalmente, ma anche giornalmente. Adesso ci abbiamo con qualche acciacco un po' Laurini e Cadduri, però niente di particolare. Oggi si dovrebbero allenare, quindi dovremmo essere a posto. Poi ci abbiamo Luperto che è appena arrivato, ha fatto 3-4 allenamenti, quindi magari ancora bisogna vedere se utilizzarlo o meno, e per il resto insomma siamo poi tutti a disposizione. Senti, la squadra che viene dalla Serie A contro una che ha fatto comunque bene, però immagino che il rischio maggiore sia quello, anche un po' mentalmente e anche volontariamente, di sottovalutare un po' l'avversario. Com'è che si contrasta questo pericolo? Sì, questo è il primo discorso che ho fatto alla squadra in questa settimana qua, perché è chiaro che troveremo un avversario che per loro è una partita diciamo di altissimo livello. La motivazione ne avranno all'infinito e noi altrettanto dovremmo essere molto motivati, ma per il discorso che ho fatto prima, perché per noi adesso fare risultato in questo momento qua ci permette di poter lavorare con entusiasmo, con tranquillità, e quindi dobbiamo assolutamente tener conto di questa differenza di motivazione, che poi noi dovremmo avere la motivazione anche noi molto alta, perché è la prima partita ufficiale, e anche dal fatto che abbiamo detto che vogliamo partire bene, e quindi queste sono le partite subito per affinare l'intesa,
per diciamo far vedere che squadra siamo. Chiedo a mister se Provvedere sarà il portiere titolare, parlavo con Zalbardi settimana, sono un po' abbottonato mettendomi lui al 50% quanto facciamo, e poi ti chiedo di Lomì, a me se non è successo, questa è anche la speranza che rimanga, se per lui stai studiando un futuro a sinistra o pensi di poterlo riportare anche a destra? No, no, lui è un giocatore che con le qualità sue può far bene sia a destra che a sinistra. Noi abbiamo diverse soluzioni, perché comunque anche Veseli sta facendo bene in quel ruolo lì, a destra, ma Veseli potrebbe anche magari avere più libertà di spinta facendo anche magari tutta fascia, quindi magari lì le alternative dietro ce le abbiamo, perché ci abbiamo anche Luperto che è un giocatore diciamo di grandissimo livello, quindi diciamo ancora son tutti meccanismi e tutte cose che insomma con il tempo ci daranno sicuramente le migliori indicazioni. Però è da tener conto che chiaramente Laurini può sicuramente fare il centrodestra difensivo, secondo me anche molto bene, e quindi queste sono diverse alternative che si valuteranno per vedere qual è la migliore soluzione. Prove del giocatore importante, un portiere importante che viene da un campionato di alto livello e quindi sta facendo molto bene, sta lavorando molto bene, quindi non ci sono problemi. E lui si può dire questo, sì? Per me sì, però dopo è il campo che decide sempre, certo. Il tutto. Quanto è importante questa partita, quanto sono importanti anche a luce dell'eventuale passaggio del turno queste partite di Coppa, in vista anche dell'inizio del campionato, perché insomma qui siete una squadra tutta nuova, ci vorrà tempo, però quanto saranno importanti, no? Quanto sarà importante questo mese nella marcia da avvicinamento al campionato, che insomma, abbiamo visto anche il calendario parte subito forte. Allora, queste sono partite, ripeto quello che ho detto prima, sono partite che per me hanno un valore assoluto, perché? Perché se si vuole ricercare nel più breve tempo possibile un equilibrio di squadra e una solidità di squadra, queste partite devono essere fatte bene. E quindi si dà molta molta importanza a queste partite, però è chiaro che devi mettere sempre in conto che comunque si è fatto un lavoro, si è fatto, la squadra adesso ha nelle gambe dei carichi di lavori molto alti, sicuramente non si avrà la migliore condizione atletica, sono tutte cose che devi comunque mettere sempre sul piatto della bilancia, però io spero che sotto l'aspetto caratteriale e mentale la squadra risponda nel miglior modo possibile e che riusciamo subito ad avere quello che noi vogliamo, insomma. Senti, mi incuriosiva una cosa che hai detto, cioè che c'era in campo la miglior formazione secondo quello che hai emerso da questo ritiro. Visto che c'erano tanti ragazzi, mi chiedevo se qualcuno di questi ragazzi che arrivano anche dalle giovanili ti ha colpito particolarmente o convinto così tanto da poter essere uno dei titolari. Ma questo l'ho toccato l'altra volta, questo discorso. Secondo me ci sono giocatori potenzialmente molto molto alti, giocatori che hanno grandissime qualità sia tecniche che fisiche. È chiaro che la sostanza in questo momento può essere ancora da tirar fuori, però voglio dire, posso fare anche qualche nome, però poi mi dispiace magari per chi non cito, però parliamo comunque in generale degli attaccanti che sono dei giovani interessantissimi, Zappella, Picchi, Fantacci, sono ragazzi che comunque hanno delle belle qualità, e tant'è vero che stiamo facendo anche dei lavori particolari per loro per cercare di farli arrivare nel più breve tempo possibile ad avere anche una sostanza maggiore in campo. Sostanza significa essere competitivi sotto l'aspetto fisico, del contrasto, dell'impatto con l'avversario, perché comunque il campionato di Serie B è un campionato anche molto duro e pesante, e noi su questi ragazzi ci dobbiamo puntare tanto, perché comunque
Si farà tre partite a settimana, noi dovremmo avere quasi due squadre all'altezza della situazione per poter fare un campionato che vogliamo. Senti, con il nuovo modulo 5-2 probabilmente un grande lavoro sarà anche sugli esterni. Ti chiedo se fino a questo momento ti hanno dato impressioni positive tutti gli esterni, in generale tutti gli esterni, e poi in particolare il nuovo acquisto SEC come... Allora, c'è stato tanto lavoro sotto questo aspetto qui, perché è la cosa che effettivamente è la novità, diciamo, questa ricerca dell'ampiezza, che magari prima con un modulo diverso si riusciva ad avere con più difficoltà. Quindi c'è stato molto lavoro sotto questo aspetto qui, qualcosa si comincia a vedere, perché per esempio la partita contro in settimana contro la Primavera siamo arrivati tantissime volte al cross, soprattutto con Sec che ha una buona gamba, c'ha una buona qualità quando si arriva a fondo campo. Ecco, c'è stato molto lavoro per far capire quel tipo di ruolo. Lo stesso Pasquale, che bene o male era abituato ultimamente a lavorare sempre diversamente, quindi sotto questo ruolo abbiamo poi provato diverse soluzioni a seconda delle caratteristiche anche individuali che abbiamo, perché siamo partiti in un modo e adesso stiamo lavorando in un altro modo, proprio per cercare di far quadrare e trovare quegli equilibri che poi servono alla squadra per concedere il meno possibile all'avversario. Però la volontà e la voglia ci sta, le potenzialità per far bene quel ruolo ce le abbiamo, soprattutto lì a sinistra e anche a destra. È chiaro che ancora bisogna affinarle, perché poi questo modulo qua è importante che noi troviamo dei tutta fascia che riescano ad avere quella facilità di cross, quella facilità di attaccare la profondità che poi può fare la differenza. Mi riferisco proprio alla partita con Pontedera, che l'ultima ho visto qui sicuramente l'antico stato, come se la squadra avesse due atteggiamenti diversi, un atteggiamento 1 e un atteggiamento 2, cioè sì. In alcuni momenti lasciava molto il possesso palla all'avversario, in altri va a pressare proprio con alta, attiva, con tutti. Cioè è un discorso legato alla condizione fisica, perché vuoi comunque la squadra che pressi alta ma ancora ovviamente non possono essere in grado di fare 90 minuti, o sarà una costante comunque del tuo equipo? No, noi questo l'avevamo parlato all'inizio nella mia presentazione. Per me la squadra deve avere grandissimo sapere in campo, deve essere brava a leggere le situazioni e chiaramente se si ha tempo di mettersi a posto e di lavorare in aggressione cattiva, la squadra deve farla. E diciamo con il Pontedera c'è stato questa attenzione qui, abbiamo fatto bene sia come primo atteggiamento che come secondo, perché quando poi non siamo messi bene, che per andarli a prendere proprio alti è chiaro che devi avere un secondo atteggiamento, soprattutto la chiusura degli spazi, la chiusura delle traiettorie, quindi devi essere una squadra che deve concedere o nel modo o in un altro poco gioco alla squadra avversaria. È chiaro che è tutto da rifinire, è tutto da meccanizzare nel miglior modo possibile, però comunque la squadra si sta applicando e speriamo di avere quel sapere che fa sì che la squadra in certi atteggiamenti vada in un certo modo, in altri invece. Poi per quanto riguarda il discorso, c'è da calcolare che se vogliamo fare una partita intera totalmente in aggressione cattiva è chiaro che è quasi impossibile, quindi bisogna saper fare entrambe le situazioni. Quindi non era per forza strettamente legato alla condizione fisica? No.